Giovanni Valotti, presidente del gruppo A2A per Ambari Italiani. Ci parli dei risultati che emergono dal bilancio di sostenibilità per la città di Milano 2017? Il bilancio di sostenibilità fa vedere dei risultati molto importanti per la città. È una città che sta andando molto bene, devo dire che noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte, creando molti investimenti, occupazione, iniziative nuove. Oggi presenteremo 4 progetti che nascono dal confronto con gli stakeholder della città, che riguarderanno appunto il miglioramento della qualità della vita di tutti noi. Quindi A2A è impegnata con il comune, con tutte le istituzioni, ma devo dire anche con il gran fiorire di associazioni e iniziative varie che caratterizzano Milano, nel migliorare veramente ancora di più la qualità di questa città. E quali sono i punti chiave degli obiettivi di sviluppo sostenibile? Dunque, noi abbiamo puntato molto sulla riduzione dell'impatto ambientale di tutte le nostre attività, quindi meno emissioni, sul valore sociale della nostra attività, quindi noi siamo molto impegnati in iniziative a favore delle persone più svantaggiate, ad esempio col bonus sull'elettricità o il bonus sul gas che sgrava le bollette delle famiglie più bisognose, o con l'iniziativa di solidarietà sociale che abbiamo lanciato, si chiama Banco dell'Energia. Nel 2017 il Banco dell'Energia ha aiutato famiglie milanesi in difficoltà con oltre 1 milione di euro di donazioni che sono destinati a interventi per il reinserimento sociale di persone che si trovano in situazioni svantaggiate. Diciamo un impegno molto, molto forte della nostra azienda, perché crediamo che i risultati sul piano sociale e ambientale siano tanto importanti quanto quelli sul piano finanziario.